funziona il rastrello? Eh sì, si fa così. Adesso funziona. Bisogna andare dove c'è tanta neve. Bimbe, se la neve è gialla, non toccatela perché ci ha fatto la pipì astro. Funziona, funziona. Sofì, ne servono due. Fanne un'altra. Vieni con padre. Andiamo a farne un'altra noi lì che ce ne fanno. Mamma, fate ne chi? La grossa. Papà. Papà, guarda. Adesso arrivo. Occhio, Sofì, al pilastro, eh sì papà, recupera noi da dove ci sono i depositi. È quello lì lo spavento passero. Ma è carino, non è molto male. Ma gli avete messo il cappello dell'elfo? Era l'unico che c'era. Era l'unico che c'era. No, la mia palla è grande. Wow, anche tu. Aspetta, papi, dove lo facciamo? Sotto un albero? Papà, guarda di qua. Beh, degna figlia di un muratore, eh. Dada, dadu, Ma ce n'è poca di neve per fare il papà. Papà, se sono riusciti a fare lo spaventapasseri con la nonna. Sofia, fai un sacco di pallotte, Ecco. Oh, pesa, Sofì? No. Ci ha fatto a palla neve. Navicella. Che è successo? Papà. Ma quante palle fate per il pupazzo? È uno nuovo sport invernale questo? Come si chiama? Lo snowpattino. Palle di neve. No. Aspetta che lei non ha la palla di neve.
è surgelato. È uno squalo surgelato. Com'era allora la neve? Era fredda? Sì. Era fredda. Era fredda freddissima? Fredda? Sei contenta che hai giocato con la neve finalmente? Hai imparato anche a fare le palle arrotolate? Come no? Però ci voleva una bella doccetta calda, Ha funzionato la tuta da sci? Non ti sei bagnata, vero? E non avevi neanche freddo, vero? Funziona, te l'ho detto io che ci voleva. Cos'hai detto che sembrava? Il coniglio? Pasquale. Quindi il Pasqualina. Femmina, Pasquale, femmina. Quindi Pasqualina. No. Come no? Coniglio Pasquale, femmina. Come si chiama? Femmina. Pasquale, femmina? Pasquale, femmina, femmina. Pasqualina? No. Pasquale, femmina, femmina, femmina. Attacco il fonio intanto che ti pettini. Wow! Sono lunghissimi i tuoi capelli. Guarda, anche lì c'è la coniglia femmina femmina Pasquale sul biberon. Questa? Quella lì non è una coniglia femmina femmina. Qui, 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 qui. 13, 14, 15. 15, 16, 17. Cosa stai dicendo? Vero. 5, 6, 7, 8. 9? Guarda. Questi sono i numeri per sapere quanto latte c'è dentro. Adesso dentro il tuo ce n'è 100. 100. 100. È questo? Prima erano 150. È questo? È questo. Non c'è scritto, ma è 100. Questo? Qui. Sì. Prima ce n'erano dentro 150. Poi 150. Un po' l'hai bevuto ed è... Poi 150. Shhh, putacchiata. Questo è 150. Quello più sopra, questo. Sì. Poi ecco, fino a qui l'hai bevuto e adesso ce n'è dentro solo 100. Fino a qua hai bevuto. Fino a qua hai bevuto. Asciughiamo i capelli che sennò ti viene il raffreddore. Adesso quanto ce n'è? 90. 91. Ora? Sempre 90, ne hai bevuto un goccio? No, non è vero. Anche di là? Che bel murale. Sofì, l'hai visto tu il murale? Mi è arrivato l'ascensore. Andiamo? Ah, con l'ascensore! Vieni. Dai, dai che è arrivato l'ascensore, Nicky. Salire. Però, Papi, sei un pigrone però, guarda che lì eravamo subito su, Ok, stiamo andando in biblioteca. Nicky, l'hai preso il libro? Sì! Ok, questo lo restituiamo. Il puzzolo. Prince. Questo lo restituiamo e ne prendiamo degli altri. Sofia, anche tu puoi prenderli, Contenta? Prendiamo dei libricini nuovi. Comunque abbiamo fatto bene a giocare stamattina con la neve perché adesso hanno iniziato a piovere. Allora abbiamo scelto, Nicky? Sì. Ok, fammi vedere i due che hai preso. Vediamo un po'. Vieni qua, leggimi un po' i titoli, tu che sai leggere. La geometria del faraone. E quello? Ma... Aspetta. Quello è difficile perché è in francese. Madeleine. Che si legge Madeleine perché è in francese. Madeleine. E i libri di Sofia? Sono caduti tutti per terra. Li aveva lasciati sulle tartarughe? Sì. Sì. Ma non può prenderli tutti. Hai fatto pipì? Brava. Sofia, sono troppi questi libri, però devi sceglierne tre. Devi sceglierne tre, sì. Allora scelgo questo, questo e questo. Quello là che ho preso io, no. Quello dei conigliati dei vicini. Era così carino. Cinque vicini molto invadenti. No. Questo no. Io voglio questo.
Allora, questo qua dei piccini no, peccato, perché era molto carino, e questo no. Quindi tu, Sofia, prendi il mio cane, questo qui della Topolina, e ma il bosco, Sofia, per bambini piccolissimi. No, tu le sai già tutte le cose. No, io le voglio. Vabbè. Mamma, a casa. Ho fatto un saltino al supermercato perché Sofia, fortunatamente, si è ricordata, vero? Che mancavano le Coca-Cole per mangiare la pizza stasera. Sofì, si sta sciogliendo la neve. Allora, visto che mancavano le Coca-Cole, siamo andate a fare un saltino al supermercato che c'è di fianco alla biblioteca. Nicole però non beve la Coca, quindi ha preso il tè freddo e poi Papi ha preso l'aperitivo, le patatine. Ce la fai? Pesa il sedere, Mamma! Mamma, mi dai i miei libri? Sono dietro là. Me li dai? Prendine uno, Sofì, perché tanto non riesci a vederli tutti adesso in macchina. Ma perché hai fatto quello rosso? Ti allaccio? Ma perché è rosso? Che cosa? Questo. Perché c'è scritto che è della biblioteca, che ha dei bimbi piccolini. Ma perché questa è gialla? Questa qua è la pasta della pizza che ho fatto ieri sera. È lievitata meno della volta scorsa, secondo me, perché ho messo più farina. Ma non è grande. Non è grande come l'altra volta, vero? È più piccola. Sì. Secondo me è perché ho messo più farina per farla un po' più meno appiccicosa, per poterla stendere con il mattarello e farla più sottile. Vediamo se ho fatto una cavolata oppure no. Sofia pronta con i booster da mettere dopo sulla sua pizza. Mamma, posso assaggiare un po'? Uno solo piccolino. Anche io. Fate metà tu e metà la Niki. No, quello piccolino. Ok. Tu, Niki, la vuoi margherita o la vuoi anche tu con i booster? Buono i booster. Anche tu con i booster? Ok. Buono. Allora, buono. Sofì, quei booster lì vanno metà sulla tua pizza e metà su quella di Nicole. Sì. Intanto la Niki taglia la mozzarella. Così? Sì, va bene, va bene. E io stendo la pizza stavolta col mattarello, proviamo. Sai perché, Niki, col mattarello? Perché almeno viene più sottile. Perché viene più sottile. E si cuoce magari un po' meglio. No, è meglio la stessa volta. Proviamo. Papà, la prima è stata la tua di pizza, la seconda poi quella di Nicole, brava, poi la tua, no, poi quella di papà è la mia per ultima, perché io le devo preparare. Com'è venuta, Sofì? È più buona, è più buona questa o quella dell'altra volta? Più buona questa. Più buona questa? È venuta meglio anche secondo me. Pian piano qua diventiamo dei cuochi, degli chef professionisti, Buona tutta! Buona tutta, sì? Buona app tutta. Buona app tutta. Sei piccante? Maledetto. Vedi. Cosa? Brava la mia pizzaiola. È venuta meglio dell'altra volta questa, E voilà! Com'è? Ho messo! È bellissima! E non me lo se ne facevo gli occhi, il naso e la bocca. La prossima volta fai la faccina di pizza? Sì. Sì. Gli occhi, la bocca e il naso. Ecco. Senza raffreddore però, Sì, il muco! Dai! Sì, dai! Fai cosa? Fai cosa? Oh, quindi il coyote! Così, mamma! Così. C'è il coyote che cerca in tutti i modi di prendere quell'uccello. Il nesto della brutto che spammi! He lived the kind of life you dream about! He was crushed by a giant bell.
tipo? Chi vive nel tronco di un albero? Il gufo. Il gufo. Gufo. Accompagnato da talpe, ricci e volpi. E questo cos'è? Il lupo. Matti, ogni mattina uscivano le dodici figlie. No, leggi bene, cosa c'è scritto? Poi G L I O L E. Quindi? Figlio. Le.